Sì, negli anni 60 un'ondata contestataria attraversò paesi differenti, contribuendo a modificare radicalmente usi e costumi. Protagonisti di questa intensa stagione di tentativi di amore e di rivolta furono i giovani, ovvero la generazione che, nata nel secondo dopoguerra, crebbe all'ombra della bomba atomica. Quindi la protesta giovanile si inserì in un più ampio e profondo processo di sensibilizzazione e di modernizzazione dell'opinione pubblica che, esploso già all'inizio del decennio, subì un'accelerazione tra il 66 e il 68. Il 68 fu un'ondata di intenso godimento. Nacque a cortocircuito dall'unione, la confluenza delle tematiche esistenziali dei beat con quelle politiche del movimento operaio e studentesco. Era in atto uno strano fenomeno, un processo spontaneo di accomunamento tra giovani, spontaneo, cioè vivere subito in comune, vivere subito insieme. E questo suscitò sorpresa perché i sociologi all'epoca non se l'aspettavano, parlavano della generazione delle 3M. Una generazione interessata alla macchina, alla moglie o al marito e al mestiere. Quindi non si aspettavano questa contestazione. E il beat è una breve meteora che apparve a Milano verso la metà degli anni 60 e suscitò un grande allarme morale e una dura repressione poliziesca, per scomparire poi sommerso dal 68. In questo universo si svolge la vicenda del gruppo Mondo Beat, che era sia movimento sia giornale. A dare il primo colpo di manovella del ciclo stilato del numero zero fu Pino Pinelli. Questo nel novembre del 1966. C'erano Gunilla Unger, Paolo Melchiorre Gerbino, c'era Gennaro De Miranda, napoletano, e credo che ci fosse anche, sì, insomma c'erano diverse persone, Renzo Freschi, che era studente liceale. Poi se mi fate qualche domanda. Sì. Ecco, Va bene così, sì, no? va bene. Sì. Ah, così. Io sapevo che Pino Pinelli faceva parte di un gruppo, mi pare si chiamava i Giovani Libertari. Non so se è esatto, Giovani Libertari, però era giovane per modo di dire, perché io avevo 19-20 anni, lui era quasi quarantenne. Quindi c'era una grande differenza di età. E credo che i contatti tra Mondo Beat e la sezione anarchica fossero tenuti da Melchiorre Gerbino, essenzialmente da lui. Io l'ho visto poi di persona soltanto credo che fosse il giugno del 67. Andavo a casa di Valcarenghi, che era stato arrestato perché aveva fatto obiezione di coscienza. Andavo lì a ritirare la copia del testo da mettere nell'ultimo numero di Mondo Beat e lo incontrai a Corso di Porta Vittoria, nei pressi della biblioteca Sormani. E quello che mi colpì furono i pantaloni con la molletta al fondo delle gambe, era in bicicletta. Io ero con Melchiorre Gerbino e parlavano tra di loro, parlarono appunto della repressione poliziesca che c'era stata, insomma era molto preoccupato. Cioè, altri contatti avuti tra Mondo Beat e Pino Pinelli, sì, alla fine del 66.
Diciamo che il movimento anarchico... Lui era interessato ai giovani, era interessato a tutto quello che si muoveva. A differenza degli anarchici, i quali dicevano che non avete un programma, lui era molto interessato a quello che facevano i giovani. Anche perché, diciamo, l'unico movimento politico che guarda con attenzione i giovani beat è quello anarchico, comunque, sì, perché sì. I partiti tradizionali, anche quelli di sinistra, il Partito Comunista, invece rigettavano le istanze dei beat come istanze antipolitiche, sì. E quindi non degnavano neanche d'attenzione. Oppure cercavano di metterci il cappello sopra, assorbirlo in qualche modo, esatto. Di farlo apparire. Di veicolarlo secondo precise istanze politiche. Sì. Io ricordo di aver visto un filmato di una manifestazione, poteva essere del 66, fatta appunto dai giovani beat assieme a Valcarenghi, ai giovani di Onda Verde, ai Provo Milanesi. Vicino invece i giovani fascisti tentano di intervenire urlando degli slogan contro i beat, e invece i beat rispondono con l'unico, diciamo, slogan politico che esce anche in maniera rudimentale da questo corteo, appunto, è l'invocazione all'anarchia. Quindi ci sono rapporti fra beat e anarchici. Sì, sì. La manifestazione di cui tu parli era una manifestazione contro i fogli di via. Cioè la preoccupazione era questa: i fogli di via non sono anticostituzionali, cioè era la repressione contro la repressione poliziesca, sì. Sì, sì. Quindi il nostro Vietnam è qui. Ah, ecco. Il riferimento ovviamente alla guerra di Vietnam che c'era, però anche alle problematiche, le problematiche giovanili. Nel dicembre del 66 ci fu un incontro degli anarchici europei ai quali il mondo beat non partecipò, perché era occupato proprio a preparare le manifestazioni. Quando io arrivai nel marzo del 67 c'era stata una dura repressione poliziesca, c'erano stati anche dei feriti, due ragazzi all'ospedale, perché veniva impiegata la celere. Ecco, facciamo vedere magari il numero. Questo qui è il numero. Il numero di Mondo Beat, questo qui è il numero che è stato. Che è stato appunto editato grazie all'intervento di Pino Pinelli, altrimenti non avrebbe mai visto la luce. Sì, ti regalò anche la carta. Regalò la carta. Le matrici, l'inchiostro. Furono stampate centinaia di copie. Poi, a seguito di queste manifestazioni della repressione, i beat ebbero eco sulla stampa, e quindi arrivavano giovani da ogni parte. Il movimento si ingrossava proprio perché c'era la repressione poliziesca. È un movimento, il movimento beat milanese è un movimento sicuramente libertario, un movimento accogliente, un movimento che non era assolutamente schematizzabile entro rigide strutture come invece lo erano i partiti politici del tempo. Ed è un movimento che ebbe come due momenti associativi a Milano: Via Vicenza e la cosiddetta Barbogna City, di cui sei stato uno dei responsabili. Sì. Raccontiamo che è un po' Via Vicenza che viene prima e Barbogna City. Sì, in Via Vicenza c'era la redazione del giornale, regolarmente affittata, che era anche un porto di mare, però i giovani che non sapevano dove dormire potevano dormire in Via Vicenza. Sì, sì, sì. Infatti quando arrivai a Milano andai in Via Vicenza e dissi a Melchiorre Gerbino, che ero pratico di giornali perché avevo fatto un giornale a Castellammare di Stabia, io ero segretario della Federazione Giovanile Comunista di Castellammare di Stabia, e facevamo un giornale, La Voce di Stabia. Io ero iscritto alla FIGC, avevo 16 anni quando mi iscrissi alla FIGC. Avevo frequentato anche la scuola di partito alle Frattocchie. Il direttore era Natta, Giuliano Natta. Poi ero uscito. Però hai portato questa esperienza almeno di giornale. Ero uscito dal PC e avevo incominciato a viaggiare dopo la licenza liceale. Avevo preso un anno sabbatico.
quindi ero stato in Francia, in Germania, a Firenze, a Piazza della Signoria, B di Mondo Beat, e decisi insieme ad un amico, Adriano, di raggiungere Milano e andai a Mondo Beat. Erano due vetrate, via Vicenza. Vicenza Montenegro. C'erano dei quadri, e poi c'era una scalinata che andava giù in cantina, una cantina di mattoni rossi, lì c'erano dei divani sfondati ed era pieno di ragazzi. Ma era frequentata anche da giovani anarchici? Era frequentata da tutti, dai cattolici del dissenso, giovani anarchici, intellettuali, poeti. Non so, per esempio Franco Loi, il poeta Franco Loi, sì, frequentava Mondo Beat. I cosiddetti collaboratori esterni erano, non so, altro, Ermanno Krum, poi è diventato poeta, diverse, sì, era frequentato da diverse... E invece... I cattolici del dissenso, omosessuali, radicali, anarchici che si dicevano di destra, strane figure, sì, sì, c'era di tutto, un porto... Era un luogo aperto. Era un luogo aperto, un sì. Luogo aperto. Infatti era sorto, con Vittorio Di Russo era sorta la questione, poi mi raccontavano, gruppo aperto o gruppo chiuso, chi sono i veri beat? È la questione che si pone quando si forma un'organizzazione, no? E Vittorio Di Russo non voleva tutti, lui era più... frequentava la casa di Fernanda Pivano, voleva... Esatto, un'altra domanda che volevo farti, quali erano i rapporti con la Pivano e con una cultura beat che potremmo definire più alta, culturalmente, sì, più alta, certo, sicuramente. Certo, certo. C'erano, certo, rapporti con la Pivano? Alcuni di noi frequentavano la Pivano, Gerbino la odiava. Alcuni di noi bisognava togliersi le scarpe, era in via Manzoni. Lei era interessata soprattutto all'aspetto letterario, una letteratura diversa, una letteratura non letteraria. E quindi arrivavano giovani a casa sua, portavano disegni, portavano scritti. E lei aveva l'intenzione di fare un libro di beat italiani, però non c'è mai riuscita. È strano che non sia stato prodotto niente di letterario su un periodo così romanesco. È strano che non ci sia stata letteratura, a parte Andrea, sì, Danna, forse. Sì, il mondo delle Uri. Andrea Danna, il paradiso delle Uri. Sì, il paradiso. A parte Gianni Milano, sì. Non c'è stata una produzione letteraria. E invece Borgogna City è stato un po' l'apogeo, ma la caduta del movimento beat milanese. Sì, erano arrivate diverse persone da ogni parte. Spieghiamo che cos'era Borgogna City, perché i più giovani probabilmente non lo sanno. Sì. Borgogna City è la definizione che dà il Corriere della Sera, ovviamente. Certo. La definizione denigratoria di questo campeggio. Ma era definito in Bereconto bivacco degli Zazzeruti. In Bereconto bivacco degli Zazzeruti. Paradiso di beat e ninfette, perché le ragazze che frequentavano questo campeggio venivano subito equiparate a delle prostitute, perché Zazzeruti e ninfette. Zazzeruti, sì, sì, e ninfette. Sì, sì. Si affittò un campeggio alla periferia, cioè quella che, sì, un terreno. Un terreno, sì, sì, quello che allora era via Ripamonti, in fondo a via Ripamonti. Vicino al fiumiciatolo Vettabbia, al torrente Vettabbia. Vicino alla Vettabbia, sì. Mm. E ci trasferimmo lì il primo maggio. Ripeto, fu affittato, non fu affittato, occupato, fu regolarmente affittato. Sì. Un contratto che doveva durare tutta l'estate. Sì, 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 fu regolarmente affittato. L'opinione pubblica milanese non prese bene questa esperienza, no, beat, no, milanese. No, no, si assiepavano. E il Corriere della Sera iniziò una campagna incredibile contro, sì, contro, denunciando come... questo posto come una sorta di Sodoma e Gomorra contemporanea. Sì. E inoltre attiravano i sguardi milanesi allibiti, insomma, vedevano questi giovani riuniti. E poi non è che facevate nulla di male, penso. Non è che... cose che adesso sarebbero normali, insomma. Sì. Invece ciò aveva suscitato lo scandalo, aveva solleticato anche una certa pruderia moralistica,
per cui... Sì, puritani. Puritani. Sì, puritana, però, la cosa anche ipocrita, perché poi i milanesi venivano lì sperando di vedere le ragazze scosciate o vestite in maniera succinta, insomma, sì, da quanto ho capito. Sì. E allora vedete, attiravano un vespaio. Sì, la cosa strana è che nello stesso momento questi costumi, i capelli lunghi, conquistavano tutti i giovani. Si aprivano boutique di abiti beat. Sì, si sentivano gli Equip 84 piuttosto 84, che di Dick. I giovani diventavano beat la domenica. Cioè, nello stesso tempo quello che si rifiutava conquistava anche chi lo rifiutava. Intercettava anche un discreto interesse da un punto di vista prettamente economico. Appunto, si aprivano bottiche, si vendevano dischi Era diventato una moda. E voi che rapporto avevate con questa degenerazione economica del beat? Insomma, penso che vi desse fastidio. Beh, nel primo numero, quello appunto inchiostrato da Pinelli, si parla dell'editore dei miei bottoni, cioè di Feltrinelli, che vendeva dei badge con il simbolo della pace, l'editore dei miei bottoni. Che però poi rincontrò i Beat perché sta un po' l'ultimo numero. Sì, dopo la distruzione del campeggio. Sì, il campeggio forse va detto, fu chiuso con un'azione violenta verso metà giugno. Sì, il 22 giugno. Il 22 giugno ci fu una vera e propria irruzione della polizia che rase al suolo il campeggio, vi arrestò tutti più o meno, comunque vi portò in questura, sparse 200 litri di DDT perché doveva disinfestare l'immondo bivacco Beat, e così rispose ad una richiesta dell'opinione pubblica moderata milanese e Corriere della Sera in testa. Dopo l'istruzione dell'esperienza del campeggio di Vettabbia, però ci fu un avvicinamento anche con Feltrinelli. Sì, la polizia arrivò all'alba, in genere arriva sempre all'alba, e sì. E tu non eri nel campeggio quel momento? Io eri appena fuori. No, io in quel momento ero nel campeggio. Ah, eri nel campeggio, sì. No. C'è anche una foto, fui arrestato. No, ho letto. Fui fermato. Forse non eri fuori quando venne la prima volta, no? Perché la prima volta ero fuori. Che eri riuscito a prendere un panino, perché sono arrivate la polizia? Quando perché il primo scontro? Sì, ci furono due episodi. Il giorno prima esatto. C'era stata una mamma che voleva, Emma Giovannini si chiamava, che voleva riprendere il suo figlio, il figlio diceva puttana, e la mamma disse ai poliziotti picchiatelo. Ma questo sei tu? Questo sono io, sì. Questo? No, questo qui. Questo qui, sì. Questo qui. E ci fu Gesù che buttò una bombola di gas contro i poliziotti, arrivarono i rinforzi, il giorno dopo arrivarono all'alba. E all'alba io ero lì, ero al campeggio, sì. Infatti qui è quando vengo è portato in via Fate Bene Fratelli, e in via Fate Bene Fratelli c'era un poliziotto con la pancia, col pancione appesantito da troppa pasta asciutta, penso era meridionale come me, col pistolone alla cintura, che mi voleva far firmare il foglio di via. Io dicevo perché io lavoro, sono redattore del giornale, non ho fatto niente di male. Ovir o cicche voi, aveva una specie di nervo di bue, quindi erano molto aggressivi nei commissariati di polizia. Io firmai subito e andai dagli avvocati Garlatti e Invernizzi che ci assistevano per fare opposizione al foglio di via, e poi per presentare una denuncia, una querela contro il Corriere della Sera per diffamazione. Erano queste le cose. Poi pensai che bisognava fare comunque l'ultimo numero del giornale. Non ci coordinammo perché alcuni erano a San Vittore, altri erano a Beccaria, c'era la diaspora, e proposi a Gerbino di fare l'ultimo numero con Feltrinelli. Disse perché no? Quindi andammo a trovarlo in via Andegari
non per vendergli il giornale, ma per fargli stampare l'ultimo numero, una tantum, e basta. Questo fu l'accordo con Giacomo Feltrinelli. Gerbino si eclissò, se ne andò in Sicilia e io rimasi a Milano a fare l'ultimo numero con Gian Giacomo Feltrinelli, in via Andegari. E Gian Giacomo Feltrinelli era molto informato su quello che avveniva negli Stati Uniti. Infatti prese uno scatolone pieno di giornali dell'underground americano, Barclay Barb, Oracle, disse: vedi come si fanno i giornali, come li fanno gli americani. Io disse: sì, ma questi ragazzi del mondo beat non hanno cultura, non sanno scrivere, a dove li vado a cercare questi testi per fare il giornale? Ricorrevo ai collaboratori esterni. E poi il mondo beat sono usciti sette numeri. Sì, sette numeri, sì. Sette numeri. E lui disse: ma come non hanno cultura? Il vostro modo di vivere è cultura. Quindi la cultura in senso antropologico, non in senso di... E questo fu l'ultimo numero di Mondo B. Lui venne anche con un fogliettino, disse: ho scritto qualcosa, me lo pubblichi? Sì, va bene, me lo pubblico. Era un personaggio strano, sgonfiava le macchine degli impiegati. Tina Ricaldone era la sua segretaria, lo adorava, era in estasi per... E mi propose anche di fare una collana per i giovani, Tina Ricaldone. Rifiutai perché avevo visto che c'era la macchina per timbrare il cartellino. Appena si entrava c'era la macchina per timbrare il cartellino in via Andegari. E sì, lui era preoccupato per la... temeva un complotto della destra in Italia, era molto preoccupato di questo. Voi non dovevate concentrarvi in un solo posto, dovevate disperdervi nella città, non fare come hanno fatto i Tupamaros. Così, ma io mica siamo Tupamaros. Certa diversità tra i Tupamaros e i ragazzi beat milanesi. Sì, era inquietante, sì. Era inquietante. E poi con gli anarchici avete avuto ancora rapporto con... No. Io decisi di partire. E quindi quando uscì l'ultimo numero, visto che non l'abbiamo detto... Uscì nel luglio del 67. Ah. Ma sì, io decisi di partire perché l'atmosfera... Il campeggio era quindi giugno dello stesso anno? Sì, il campeggio giugno, è stato giugno del 67, raso al suolo. Raso al suolo il 22-21 giugno del 67, Mondo Beat, l'ultimo numero uscì nel luglio del 67, sì. E poi un po' si è sciolto a quel punto il... Sì. Poi è andato 68, ha rimescolato le carte. L'idea era di sciogliere, invece gli altri potevano... Gli altri volevano continuare. Io dissi: no, è impossibile continuare. Qui è una lotta muro contro muro, non è possibile. Sì. E della morte di Pinelli hai qualche ricordo? Come l'hai saputo? Sì, ero in Marocco. Io sono andato in Marocco, sono rimasto 7 anni in Marocco. Quindi avevo notizie della strage di Piazza Fontana, arrivò il Corriere della Sera, arrivava un giorno dopo in Marocco. E quindi? Ma a Feltrinelli scrivevamo anche, lo invitavamo in Marocco. Non venne, venne suo figlio però qualche anno dopo. Carlo, sì, insieme a una ragazza, sì. Sì. Secondo me, vista che erano molto aggressivi, secondo me fu spinto e buttato giù, perché avevano un modo muscolare di interrogare. Già con i giovani beat. Già con i giovani beat che non hanno fatto niente, figurati con un anarchico accusato e con quello che era successo, che fibrillazione c'era nei commissariati. Questa è la mia idea. Non so se... è rimasto un mistero, insomma, un mistero italiano. Certo, c'era la strategia della tensione, questa era una realtà. Credo che strategia della tensione fu un'espressione coniata da Feltrinelli, mi pare. Sì.
forse fu lui a coniare questa espressione, strategia della tensione, perché quando lui seppe della strage orribile Piazza Fontana, non ritornò a Milano, si diede alla clandestinità. Ti devo controllare. Mi pare, sì. E fu trovato poi morto proprio al redecesso di Segrate, vicino alla tipografia dove andavo a fare il giornale. Ah. Redecesso di Segrate c'era una tipografia familiare. Lui telefonò, disse, fategli fare il giornale. Diede carta bianca, che era molto generoso. Era molto generoso, sì. Nel numero zero, quello inchiostrato da Pinelli, c'è, non a caso, un articolo di Ivo Della Savia, perché mi rifiuto di diventare soldato. Come anarchico non mi è difficile spiegare la mia decisione, dice, perché l'antimilitarismo attivo è sempre stato uno degli aspetti della lotta degli anarchici. Quindi, il tema anarchico che trova spazio nel, sì, sì, nel primo numero di Mondo Vita, nel numero zero in realtà di Mondo Vita, sì, sì, suggellare appunto questa... Sì. Sì, l'antimilitarismo derivava dall'incubo della bomba atomica, cioè la guerra sarebbe stata distruttiva. C'era questo tema, questo tema, i giovani lo sentivano molto. E poi sì, c'era il Vietnam. Sì, ma del Vietnam non è che ci interessava molto, per la verità. Il nostro Vietnam era qui in Italia. Anche perché il Vietnam era propaganda politica dell'Unione Sovietica. Si mostravano pacifisti, la colomba della pace, per noi era una truffa. Non eravamo... Capito. Il vostro Vietnam era... Anti-americani. Le difficoltà esistenziali che avevate nella società italiana del tempo. I problemi che avevamo. Quindi la repressione... Ma soprattutto scopare, come si poteva scopare. La repressione a 360 gradi, repressione sociale, economica e anche sessuale. Era il problema fondamentale.